Euroregione News. Casa delle farfalle chiusa per burocrazia. È ormai un mese dal 21 agosto scorso che la cooperativa Farfalle nella Testa ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria della Casa delle Farfalle di Bordano, risultando vincitrice nella gara indetta dal comune per scegliere il gestore nei prossimi 7 anni. Finalmente si riapre? Purtroppo no. Sembrava imminente la comunicazione definitiva e la conseguente firma del contratto, ma invece ora rischiano di passare di nuovo molti mesi prima che chiunque possa entrare nelle serre di Bordano, che ormai ha perduto già l'intera stagione 2014. Da tempo ci eravamo messi il cuore in pace riguardo questa stagione, dice Stefano Dal Secco, presidente della cooperativa giudicataria, ma ci stavamo rimboccando le maniche per partire con un 2015 che facesse dimenticare il basso livello delle polemiche degli ultimi mesi. Invece nei giorni scorsi è emerso che continua a non esservi nessuna data certa per un possibile ingresso. Il 1° di settembre, il giorno in cui si parte con la promozione per l'anno successivo, ed ecco che è partita dunque la demolizione anche della stagione 2015. I locali della Casa delle Farfalle sono ancora occupati dal precedente gestore, il cui contratto è scaduto lo scorso 6 marzo. Sembra che il precedente gestore stia motivando i 7 mesi di ritardo con l'impossibilità di trovare una sistemazione per i pochi animali ancora presenti all'interno delle serre. Il motivo del contendere si trova nell'attuazione della legge 73 del 2005, la cosiddetta legge sugli zoo, in cui vengono concessi fino a 18 mesi per ricollocare gli animali. Avete ascoltato Euroregione News.